questa è un'altra, un altro tema, è la strada trionfale, cioè una strada che ha in fondo un, all'inizio era una porta monumentale, poi lentamente un edificio importante. Liceo, mi pare, era. Era un, quello era il teatro prima. Adesso è un liceo, adesso è un liceo, in origine quella lì era la facciata del teatro, perché poi lì l'hanno dovuto, come dire, questo era il Palazzo dei Gesuiti, è stato confiscato, è stato costruito il teatro, poi è stato restituito ai Gesuiti, il governo di Napoli l'ha obbligato il Cosentino a restituirlo ai Gesuiti, i Gesuiti hanno demolito il teatro, hanno rifatto il liceo ginnasio Bernardino Telesio, e però la facciata è rimasta quella del teatro. E loro hanno fatto, i Cosentini hanno fatto il teatro, il Rendano, quello che conosciamo. Questa idea di una strada che ha in fondo una porta, anche questa è un'idea che nasce un po' più tardi della piazza, nasce verso la metà del 200, quando se ne vede traccia. Prima, quando si fondava una città, nessuno stava bene attento che le strade fossero diritte. Nel 200 si incomincia a tirarle tutte dritte in modo che in fondo ci sia la porta. È un arricchimento importante delle città, perché si incomincia ad avere un tema diverso dagli altri. Attenzione, questi temi denunciano una volontà estetica, cioè non sono delle cose meccaniche, non delle conseguenze meccaniche. Sono stati inventati questa disposizione, voi vedete, di aprire questa strada in modo che andasse a guardare la facciata del teatro, e indica una volontà estetica, la volontà di fare più bella questa città. La volontà in genere di fare belle le città è una caratteristica di questa società europea da mille anni. L'organizzazione politica, il paesaggio politico che noi avevamo mille anni fa era quello di un comune che aveva delle sue salde istituzioni, salde per modo di dire, nel senso che c'erano poi dei conflitti interni che non finivano mai, delle lotte tra le fazioni, e la democrazia era in una fase molto sperimentale. Già adesso la situazione non è così, sei ancora lì a discutere come farai le elezioni, no? Certo. Cioè, sono mille anni che facciamo le elezioni e siamo ancora lì a discutere come le devi fare. Pensate allora, per di più adesso noi abbiamo un'esperienza di quel che è successo. Loro provavano, non sapevano cosa sarebbe successo. Quindi governare la città era un esperimento continuo. C'erano continuamente dei trattati che li chiamavano gli specula principis, che cercavano di spiegare come avrebbe dovuto il principe perfetto governare la città. Il principe prefetto era una metafora per indicare chi governa la città dovrebbe attenersi a questi principi. Carlo V, quando diventa imperatore, la prima cosa che fa, arriva a Bruxelles, dove lui aveva un castello in alto sulla collina, no? La prima cosa che fa, scende in città e si costruisce un palazzo nella piazza comunale, davanti al palazzo principale, più piccolo del palazzo principale. Tardi lì, comincia a rendervi conto che qui c'era un forte addensamento di palazzi nobili, che quindi questo doveva essere la strada monumentale. Cioè, ci sono città nelle quali per qualche motivo le case individuali sono molto ricche. Allora c'è, perché si è incominciati così, allora il confronto avviene su livelli di architettura e di decorazione molto cospicui. Tutti cercano di esprimere nella facciata della propria casa la loro dignità. Una casa è un poco come un vestito, allora cerca di esprimere la personalità, la tua personalità, ma anche devi stare attento a non essere eccentrico, perché uno non può vestirsi in maniera eccentrica perché allora perde di credibilità. E allo stesso modo in ogni città c'è una sorta di standard per cui uno esprime la propria personalità, ma anche stando dentro a Milano, una città in cui i palazzi sono molto modesti, cioè modesti sono solo facciatine, e andate a Genova, Genova è un posto dove i palazzi sono epici. Grosso modo possono essere a partire
dal 1403. Ma Cosenza ha un nucleo anche più vecchio? Sì. Più sopra? Più sopra. Ah, più sotto. Nel senso che, ecco, questo è un caso, voi magari non siete in grado di datare quell'edificio lì, ma poi voi sapete che la strada monumentale comincia a comparire intorno in Italia, intorno al 420, 430, 430. Quindi grosso modo vi potete aspettare che queste case siano di quell'epoca lì.